Marfella che ha debuttato in Serie A, lo ricordiamo, domenica contro lo Spezia, e quindi innanzitutto un grande saluto. Ciao Davide, come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Allora, penso che per te domenica sia stato comunque un giorno speciale. Ci racconti tutte le emozioni di un esordio in Serie A per un ragazzo giovane ma che ha tanta voglia di affermarsi? No, è stata sicuramente una bella emozione. Penso sia il sogno di ogni ragazzino napoletano. Fare l'esordio in Serie A con Napoli. Tu hai iniziato giovanissimo, insomma, raccontaci un po' come è stato il tuo percorso fino all'esordio in Serie A. Sì, ho iniziato inizialmente giocavo avanti come attaccante, poi un giorno mancò il portiere, mi misero in porta e poi da lì non sono più uscito, che mi piaceva sporcarmi e tuffarmi. Poi man mano alla Pusolana, il preparatore dei portieri Marco Gigio, sono migliorato, sono cresciuto e poi sono passato al Napoli, e dal Napoli sono andato a Pesaro, poi Bari, poi sono ritornato e fino a quando non sono salito in prima squadra. Senti Davide, abbiamo detto domenica per te sicuramente una giornata da incorniciare. Ci racconti tutto quello che hai vissuto in quel pomeriggio, da quando Spalletti ti ha chiamato per riscaldarti, non so se te l'aspettavi, già era stato concordato che saresti entrato. Insomma, raccontaci un po' la tua giornata, com'è stata? No, non me l'aspettavo, non era stato concordato niente. Non so, quando mi ha detto di andarmi a riscaldare, mi sono emozionato, però poi dopo ho fatto dei respiri profondi, mi sono tranquillizzato, mi sono calmato, anche perché è tutto l'anno che lavoro, e poi dopo sono entrato in campo con la calma e è andata bene, dai. Non è andata non bene, ma benissimo. Come per te lavorare con due portieri di grandissima esperienza, Levatura e dal pedigree internazionale come Ospina e Meret? È stato un anno fantastico, anche perché, cioè, non solo per la bravura di tutti e due, ma per la caratura umana che hanno. Mi sono trovato benissimo, mi hanno accolto sia con loro che col preparatore, col preparatore dei portieri di Rosaleno. Mi sono trovato benissimo, infatti grazie a loro sono migliorato tanto e non posso solo che dirti grazie a tutti e tre. Ti danno consigli oppure tu riesci a rubargli qualche segreto? No, mi hanno dato tanti consigli e però sono riuscito anche a rubare qualche segreto. Che poi è quello, diciamo così, anche il segreto per crescere, imparare dai grandi. Senti, invece ti volevo chiedere, Davide, degli insegnamenti di Luciano Spalletti, anche lui al primo anno di Napoli, insomma, portaci un po' nel centro sportivo di Castelvolturno, negli spogliatoi del Napoli. Quali sono stati gli insegnamenti di Spalletti? No, il mister veramente oltre che una bravissima persona, veramente veramente bravo, molto molto preparato, e secondo me quella sua spinta in più è quella che sta sempre sul pezzo, fa stare tutti sempre sul pezzo, è molto meticoloso e quindi è quello che secondo me ci ha fatto fare anche un'annata ottima, no? È vero, più che ottima. Senti Davide, proprio l'ultimissima volevo fartela, insomma, sulla festa di Pozzuoli, perché tu sei un figlio di Napoli, di Pozzuoli, e è stata una giornata particolare e anche per Pozzuoli. No, sì, per Pozzuoli, adesso non lo so, però sì, un sacco di amici
mi hanno scritto, ma sicuramente per la mia famiglia è stato emozionante. Un grande orgoglio, immagino. Sì, sì, sì. Non dico la verità, qualcuno è scappato anche una lacrimuccia, però... A te? Sì, sì. A me no, io sono uno abbastanza freddo e cinico, è difficile strapparmi qualche lacrima. Però è bello l'emozione tua famiglia e di tutti quelli che ti stanno vicino, anche di Pozzuoli, perché insomma è un orgoglio. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Caro Davide, davvero è stato un piacere averti avuto qui a Kiss Kiss Napoli, un abbraccio e soprattutto in bocca al lupo per il tuo futuro, che sia un futuro roseo. Grazie mille, Crepi, e un saluto a tutti quanti. Grazie a Davide Marfella.